si parte per Reggiana Foggia. Bravo in questo frangente Arati, che stava per dare una grande pallone in profondità, Gurma di esterno destro sul traversone di Sperotto. 7 minuti 40 secondi, via piana Gurma, buon lavoro di Gurma, il sinistro di Gurma, la parata di Botticella, chi tocca Spezzani oppure vediamo i Raci, destro di Raci, pallone che esce di niente, veramente una fucilata, non di via piana, di Iraci con il pallone. Guardate Iraci come carica il destro e il pallone va a lambire il palo. Attenzione che Aia viene superato, il tiro di Ferreira, il pallone che termina sul fondo. 47esimo minuto, tutto è pronto, l'arbitro Claudio Bietolini di Firenze in questo istante dà il via alla ripresa. Il traversone, palla in mezzo, il pallone termina sul fondo. Gurma se ne va sulla sinistra, si ferma, prova a mettere in mezzo, si finisce a terra Matteini, si dispera. Finisce a terra Matteini, si dispera. Fischia l'arbitro, la concentrazione di via piana, il tiro facile, la parata di Botticella. Ottavo minuto, fuori Spezzani, dentro Ardizzone. Via piana, tredicesimo minuto, il tiro ancora tra le braccia di Botticella, non lo ha fatto girare questa volta il pallone, facile l'intervento. Diciannovesimo minuto, sostituzione per la Reggiana, esce Matteini, entra Paolo Rossi. Giocare una partita dall'inizio, lo ha fatto nel ruolo di centrale. Attenzione a questo tiro dalla distanza da parte di Perpetuini, pallone però che è terminato sul fondo, è stato Perpetuini, non Wagner, andare al tiro al 26esimo minuto. Gurma, Rossi, Gurma va sul fondo, in mezzo ci vanno in due, Rossi non ci arriva e Botticella va a bloccare il pallone. 27esimo minuto. Attenzione al contropiede del Foggia, attenzione al contropiede, salva, salva miracolosamente Silvestri su De Frel. Mezz'ora del secondo tempo, mani nei capelli per Stringara. May cerca l'anticipo, De Frel, mamma mia cosa fa Aia, attenzione Pompiglio è solo, Wagner, e c'è il gol delle Foggia, gol delle Foggia, questa volta Aia la combinata grossa, gol delle Foggia, clamoroso errore della Reggiana, clamoroso gol delle Foggia, 32esimo minuto, clamoroso errore questa volta. Wagner mette dentro, Fedi si sta spogliando, palla in mezzo, Gurma di testa, Botticella mette in angolo. 33esimo minuto, colpo di testa di Gurma con deviazione sopra la traversa da parte del portiere Botticella. Fuori Magliocchetti e dentro Fedi, fuori Magliocchetti, dentro Fedi al 35esimo minuto. In area Gurma, Fedi sbaglia clamorosamente, Fedi non ha creduto in questo pallone, l'ha calciato malissimo Fedi, tutto il corpo sbilanciato, Gurma gli aveva praticamente spianato la strada, guardate, Gurma, Fedi proprio lo calcia male male.
Ardissone tiene in gioco il pallone, Rossi finisce per perdere il contrasto, se ne va De Frelle sulla destra, De Frelle puntaia, ancora De Frelle il tiro ed è il 2-0 su una grande azione di De Frelle, pallone contro il palo e poi in fondo al sacco, grandissima azione di De Frelle che va a cogliere il palo lontano e pallone in fondo al sacco. Gol veramente splendido. Questo segnato da André Grégoire De Frelle. Fedi di testa. Pallone che sorvola la traversa. 47° minuto. Fischia la fine della partita. Foggia 2, Reggiana 0.